Salve a tutti e bentornati in Crisis Core Final Fantasy 7. Dove eravamo prima praticamente? Adesso noi andiamo a continuare la nostra missione. Sono pronto? Sì, possiamo andare, sì. Adesso andremo nel posto che avevo citato Angel. Job, right? No sweat. I wonder. Originally, Sephiroth was assigned to this mission. That means it's a top priority matter. Be alert, or you'll fail. And Sephiroth? Refusing to go, apparently. Oh, what is that? They spoil him too much. Why don't you say that to his face? No thanks. Ovviamente toccherà fare a noi il lavoro sporco. Certo che i tempi di caricamento sono veramente lunghi. Note anche come nasce del mele. Ah! Aspetta, significa che siamo a Banora? Siamo a Banora, sì, nel paese natale di Angeal. Esatto. Genesis e Angeal si conoscono da molto tempo. E c'è un combattimento. Attivate combat mode. E ho ancora la modalità, la cosa del risveglio. Quindi sono veramente figo. Da paura. Questi tizi li ho già visti. Li ho visti anche in Wutai. E così sono qui. Non abbiamo ancora visto nessuno degli abitanti. Devono aver preso il controllo dell'intero paese. Un esercito disertato ha portato via con sé la gente. Il presidente è ordinato di recuperare o distruggere immediatamente tutte le armi che ritroviamo. Ah, ok, quindi c'è un'arma nei paraggi. Minchia, i caricamenti, gli spostamenti. Era tutto così lento? Era veramente così lento su PSP? Forse sì. I lupi! Oh, buongiorno! Spero che non mi dia copyright per la canzone. Fortunatamente non devo affrontare anche loro due, perché mi ha ammazzato tramite... Il presidente non rimarrà deluso. Se non mi sbaglio, se lo colpisco sempre da dietro... Ah no. Quei danni! Sì. Mi ricordo che questo nemico qua, se lo colpivo sempre da dietro, faceva sempre il campo elettromagnetico. Infatti. Mannaggia al tubo. Questo se mi prende m'ammazzi con un colpo solo. Era di ragno no. Ma grazie. Grazie no. Sì! È la macchina. Genesis copy. Viene distrutta. Where did you hear that? T'ho detto! A Wutai! Sephiroth said it. Ah. The technology was stolen from our scientists. Huh?
It apparently allows Genesis's abilities and traits to be transplanted. Hmm. To soldier members and monsters. Soldier and monsters, we're the same? Pensa agli esperimenti che fanno, che rendono le persone dei mostri. Cioè, già il fatto di poter di potenziare qualcuno è mostruoso. E pensa se questo qua non perde il controllo. His parents are wealthy landowners. But I never stole from that tree. Because the wealthy man's son was my friend. They weren't mere acquaintances. They grew up together and were best friends. So Genesis deserts and gets his best friend Angeal to join him. Is that it? Sephiroth believes that's the case. There. A gravestone. Still very new. Zack, go find Angeal's house. I'll check the grave. Se non mi sbaglio, lì erano sepolti. So Turks always do this stuff. Someone has to do it. Must be rough. Don't worry. We're paid much better than you are. No way! Zack, vuoi controllare cosa dice? Sì. È in quella casa laggiù, se non mi sbaglio, eh. Andiamo alla casa di Angeal. Non ne ho idea dove controllare una per una. Perché ci sono due punti di salvataggio? Vedo qualcosa, forse ora non è niente che mi passerà più tardi. Se non mi sbaglio era questa. Sì! Minchia. Can I help you? Greetings, ma'am. Are you Angeal's mother? My name is Zack. Are you Zack, the puppy? Ma no! Excuse me? My son wrote to me once about you. Zero attention span, restless as a little puppy. Oh, thanks, Angeal. You're not here together with Genesis, are you? No, I'm not. Don't worry. What is happening with my son? I'm not really sure. Genesis came back here a month ago with an army of cohorts. And they proceeded to take the lives of many townspeople. Genesis, he used to be such a good boy. Is Angeal? He came here. But he left his sword and went off somewhere. That sword represents our family's honor. I see. No wonder. He never uses this sword, really, ever. I'll take care of Angeal. You should go and hide somewhere. Don't be concerned. Genesis cannot harm me. Hmm.
Quando Algiel entrò nella Shinra, mio marito fece fare quella spada solo per lui, nella speranza che diventasse un grande guerriero. Dovremmo prendere in prestito molti soldi per poterci permettere, poi mio marito morì a causa della fatica, nel tentativo di pagare il nostro debito. È per questo che io adoro Crisis Core rispetto a Final Fantasy VII. Oppure io preferisco di più questo rispetto al 7. Magari, forse perché non l'avendo giocato tutto, ma anche se fosse, cioè, anche solo la storia della spada è bella, è molto triste. Col da caldo che fa, devo bere tanta acqua. E noi possiamo anche uscire, mi sa, eh. Chi c'è? Sorpresine? No? Aspetta, no, dai. Angelo, dove sei andato? Che? Ma buongiorno! Ecco Zeng! 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 Dici tu. Oh, scusa. His own family? Sì, we can't expect reason from him. What about Angeal? Non he si wasn't è visto. At the house. But please, give me time. If I find Angeal, I can talk to him. If I can convince Angeal, maybe Genesis will come back too. Se. I understand now why Sephiroth chose you. Huh? Genesis and Angeal. Those two were Sephiroth's only friends. He didn't want to fight them. That's why he refused the mission. Well, Angeal is my friend too. He's counting on you to bring them both back. Time is short. Let's go. Sì. Il bello è che impariamo a conoscere Sephiroth quando ci sarà l'occasione. E perché noi in Final Fantasy VII sì perché in Final Fantasy VII vediamo solamente Sephiroth che è un grande ma non parla molto, è molto intelligente, molto colto, sì, ma non lo conosciamo per davvero, cioè solo di fama. E poi ovviamente chi non ha mai giocato a Final Fantasy VII impazzirà prima o poi. Però qua è poco Giuda. Mi fate parlare in santa pace. Ma vaffanculo. Mi fate. Mannaggia, col tubo! Oh, uno. Ok. Cioè, diciamo che il Sephiroth lo vedremo in un'altra prospettiva, più da vicino in questo capitolo. Ma al momento opportuno, perché per adesso non lo frequentiamo così spesso, adesso. Cioè non possiamo avere più contatti ravvicinati con Sephiroth. Ancora. Activating combat mode. Oh, bene. Yeah.
Almeno uno. Almeno uno, dai. Oh, vai, dai. Oh. Ce n'è un altro. Ok. Un altro ancora. Dai, dai. Manca uno. Da, no. Manca due. Dai, dai, manca uno, manca uno. Tolgo di più. Ma tolgo di più per davvero. Sì. Vabbè, non è difficile per me, giocato a vari livelli di difficoltà. Ah, sto facendo la modalità storia, quindi non, diciamo che è solo un riscaldamento circa. Non faccio tanta fatica. Sì, faccio un po' più di fatica perché è da un po' che non gioco. E in più non ho molti oggetti o potenziamenti adatti. Quindi io non mi baso molto sulle materie, ma mi baso molto su quelle materie che potenziano le statistiche del personaggio. Sembra che le coppie siano state create qui. Controlla il primo piano. Genesis potrebbe essere là. Ok. Sì, i caricamenti però. Infinite in mystery is the gift of the goddess. We seek it thus and take to the sky. Ripples form on the water's surface. The wandering soul knows no rest. Settle down, Zack the puppy. The grave at the house. We found the remains of our people there as well. Sì. It didn't take much to have them send false reports. Just some mild threats. They would have done that anyway. At least your parents would have. My parents betrayed me. They had always betrayed me from the very beginning. What do you know? Shinra Lapdog! Welcome, partner. I see. You finally made your decision. I'll respect your wishes, old friend. However, can you really live on that side? Angeal! Il trio non sono semplicemente dei soldati potenziati della Shinra come tutti gli altri comuni soldier. Sono di più. Vi dico solo questo. Maledizione, dove sono andati? Sono usciti dalla fabbrica?
Ah sì sì, meno male. Oh, almeno fai qualcosa, Zeng. Non c'è tempo, dobbiamo andarcene. Andiamo a cercare quei due. Tutte le prove di cattive condotte devono essere cancellate. Questa non è la regola della compagnia. Questo paese sarà distrutto da un attacco aereo. Sicuro che non ci siano nessuno a casa di Angio. Muoviti! Bravo, Zeng! Jesse e gli uomini hanno cominciato a bombardare la città. Dici sul serio, cosa facciamo? Il mix è molto giusto per esercitare. Ah, sì. Ok. I controlli. Sì. Tombola! Cerchiamo di fare un perfect. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Otto. Nove. No! Spero di non incontrare nessun combattimento. Ah no. Dai, il bombardimento. Ho spiegato la nostra situazione, non siamo avanti. Avete tempo a disposizione, ok, grazie. Anche quelle commissioni hanno di protezione scintilla. Sarei compensato per aver distrutto le prove del convincimento della compagnia di questo acquisto. In questa storia. 900 quill. E se ne avessi fatti 10 consecutivi? Dovevo salvare! Ah beh, mi dimentico che è un emulatore, quindi posso fare salva status. What the hell did you do, Angel? Is that your idea of honor? My mother could not continue to live. And neither can the son. What are you talking about? What's going on here? I told you. You can't live on that side anymore. Angel! Bastardo. Angel! My friend, do you fly away now? To a world that abhors you and I? Shut up! All that awaits you... Shut up! I'm warning you! ...is a somber morrow. No matter where the winds may blow. I don't see Sephiroth today, but... Are you game? Aspetta! Adesso sono a posto. In caso di sconfitta, mi sa che non l'ho salvato.
Oh, Bahamut è la creatura che io adoro. Activating combat mode. Ah, ah, ah. Ah, ecco come facevo. Porca lì dietro. Adesso vola laggiù e fa un attacco da lontano. Sì. Aio. E faccio questo. Oh oh. Spero che non mi tolga tanto. Non ho voglia di morire con un colpo. Vabbè. Yes! Summons aren't meant to be used like this. What happened to dreams and honor? We are monsters. We have neither dreams nor honor. Per un'ala. Soldier doesn't mean monster. Dopo. Angeal.
Allora, il fatto che uno apparentemente vede uno che ha un'ala e lo dice, lui si considera un mostro, io penso che non è definirsi un mostro, definirsi un mostro non è per il fatto solamente per essere un esperimento, una cavia. Essere definito un mostro preferisco a chi non ha controllo di se stesso e quindi distrugge tutto senza nessun motivo logico perché è impazzito, oppure perché, cioè, in qualche modo c'entra la psicologia umana. Definirsi un mostro compiendo certe azioni perché si è, ha perso il cervello. E questo, per questo che molti definiscono un mostro, perché non, di solito i veri mostri sono, per me sono così. Non hanno, hanno un obiettivo, è quello di distruggere tutto, o anche un motivo anche insensato, che però diciamo che loro non hanno controllo di se stessi. O magari ce l'hanno, ma lo fanno per uno scopo ignobile. E diciamo che del trio è Genesis, che è quello che non ho capito per quale motivo prenda queste decisioni. Perché NGO, cioè dal giorno alla notte che cambio di umore, non è normale. Genesis invece è il vero antagonista di questa storia. Ma ne parleremo di più, anzi vorrei parlare di più con voi nel prossimo video gameplay. Quindi spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video. Il mostro non è per il fatto solamente per essere un esperimento, una cavia. Essere definito un mostro preferisco a chi non ha controllo di se stesso e quindi distrugge tutto senza nessun motivo logico perché è impazzito, oppure perché, cioè, in qualche modo c'entra la psicologia umana. Definirsi un mostro compiendo certe azioni perché si è, ha perso il cervello. E questo, per questo che molti definiscono un mostro, perché non, di solito i veri mostri sono, per me sono così. Non hanno, hanno un obiettivo, è quello di distruggere tutto, o anche un motivo anche insensato, che però diciamo che loro non hanno controllo di se stessi. O magari ce l'hanno, ma lo fanno per uno scopo ignobile. E diciamo che del trio è Genesis, che è quello che non ho capito per quale motivo prenda queste decisioni. Perché NGO, cioè dal giorno alla notte che cambio di umore, non è normale. Genesis invece è il vero antagonista di questa storia. Ma ne parleremo di più, anzi vorrei parlare di più con voi nel prossimo video gameplay. Quindi spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video.